Oggi parliamo di un tema importante, videosorveglianza, e negli ultimi anni le videocamere IP sono migliorate davvero tantissime. Oggi proviamo quella di EasyVis, è la eLife ed è una IP cam che potete utilizzare in interno, in esterno perché è impermeabile, ha una batteria e registra a colori sia di giorno che di notte. Credo che sia una delle prime a permettere questa cosa qui. Prima di iniziare però e scoprire cosa c'è all'interno della confezione e come funziona questa videocamera, beh, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto e attivare la campanellina delle notifiche. Andiamo subito a scoprire le caratteristiche. Confezione no stress, guardate come si abbassa lentamente, non devo fare assolutamente niente. Qui è la gravità, ringraziamo Newton per averla scoperta ad agire. Bene, 3, 2, 1, dai, su. Ed ecco qui com'è la confezione interna. Andiamo subito a spacchettarla, sperando che non sia troppo difficile. Qui ci sono i vari manualetti di istruzione che mettiamo da parte perché non ci servono e andiamo subito a vedere se ci sono degli accessori particolari. Vediamo questa scatolina. Wow, questo qui dovrebbe essere l'alimentatore. È ironico che Apple e grandi aziende non lo mettono e poi ce li ritroviamo qui in piccoli gadget come questo. Però, ai ai ai, vedo una micro USB, cosa che non mi fa impazzire. D'altro canto, però, ci sono i tasselli per poterla installare correttamente. Installazione che avviene a muro e potete usare o questo aggancio che è di tipo magnetico oppure il supporto con la vite a vostra discrezione. Ma andiamo subito ad aprire la ciccia. Eccola qua. Bella pesantuccia. Siete pronti? Wow, è proprio fatta bene. In realtà avevo provato in passato delle videocamere di EasyVis, ma non mi avevano fatto entusiasmare, per questo non le avevo mai portate sul canale. Ma con questo dovremmo aver fatto un deciso passo avanti. Emozionati? Dovrebbe essere uno sport nazionale quello di spacchettare, arriverei sicuramente ultimo. Allora, vediamo qui sotto la presa micro USB protetta da questo sportellino che però non mi sembra parecchio resistente. Dopodiché la parte frontale è parecchio interessante perché abbiamo il sensore Full HD sia di giorno che di notte, la visione notturna, questi qua dovrebbero essere gli infrarossi e poi due LED che aiutano a illuminare la zona quando dovrebbe servire. Tra l'altro la batteria, come le qui, dovrebbe essere da ben 7800 mAh, quindi il doppio rispetto a un cellulare dei giorni nostri. Sotto c'è anche un pulsante di accensione, vediamo che succede se lo accendiamo. Appare un piccolo wow. Anche comandi vocali in inglese, mentre nella parte in basso abbiamo appunto la vite per poter collegare il supporto. Andiamo a scaricare subito l'applicazione. Si chiama EasyVis, proprio come la videocamera di sorveglianza. Installa. Sotto c'è anche un altoparlante che potete utilizzare per l'audio a due vie. Una cosa sicuramente molto comoda. Aggiungiamo il dispositivo. Siamo a telecamere. Tra l'altro EasyVis ha tutta una serie di dispositivi intelligenti e connessi. Andiamo a vedere se c'è un codice QR. Ce l'abbiamo qui dietro. Voilà. eLife, il dispositivo è acceso, avanti. Wow, e adesso abbiamo subito l'anteprima. Allora, sicuramente la videocamera ha un verso. Possiamo andare a attivare o disattivare l'audio, possiamo andare ad impostare l'ora all'interno del dispositivo in modo da avere le registrazioni abbinate ad un orario e sapere sempre quando la registrazione è avvenuta. Tra l'altro ci sono delle impostazioni parecchio interessanti, ma ahimè abbiamo anche il cloud in abbonamento, anche se all'interno della videocamera abbiamo 32 GB di memoria interna che ci permettono poi di archiviare eventuali rilevamenti. Clicchiamo su avanti. Possiamo andare a scegliere la modalità operativa, abbiamo registrazione continua, prestazioni elevate, risparmio energetico, massimo risparmio energetico e configura la modalità di funzionamento, quindi possiamo andare a personalizzare. Lasciamo con l'impostazione predefinita, ecco qui la cosa interessante. Infatti la videocamera è in grado di rilevare le forme di una persona. Questo cosa significa? Che se avete un animale in casa, ogni volta che il vostro gatto passerà di fronte alla videocamera non vi verrà inviata una notifica, o almeno così potete impostarla, mentre se verrà rilevata la presenza di una persona, allora riceverete una notifica con anche la clip del video. Avviamo un test.
avete sentito il beep, la videocamera mi ha riconosciuto e questo significa che appunto il sistema funziona. Allora andiamo subito a vedere la qualità. Come potete vedere mi sembra molto buona, è in grado di rilevare praticamente tutto quello che ci circonda e tra l'altro guardate, se io vado ad oscurare il sensore si accendono anche le luci che permettono poi di migliorare la visione al buio. Ma facciamo una piccola prova per vedere proprio come funziona al buio. Spengo un attimo le luci. Ok, adesso siamo completamente al buio e guardate come in realtà la videocamera riesce a riprendermi molto molto bene. Sono sorpreso perché addirittura voi adesso state vedendo completamente buio, però questa EasyVis riesce a catturare una qualità dell'immagine che è sorprendente. Nonostante io sia al buio e completamente in controluce, vedo benissimo la mia figura. Tra l'altro possiamo anche impostare all'interno dell'applicazione una determinata area su cui la videocamera deve fare più attenzione. Questa è una cosa molto carina, anche perché possiamo per esempio installarla e dire alla videocamera di porre maggiore attenzione dove abbiamo porte, finestre o balconi, che sono poi i punti di accesso o che potrebbero essere più pericolosi, e quindi di inviarci una notifica solamente quando viene identificato un movimento sospetto in uno specifico orario e in quella determinata zona. Sono letteralmente sorpreso, mi sembra un bel gadget e tra l'altro appunto la possibilità di poterla installare sia all'interno che all'esterno con una batteria così grande, quindi non ha bisogno di alimentazione, è un grosso vantaggio. Soprattutto esiste anche una piccola versione che aggiunge anche un pannello solare, che potrebbe essere una cosa carina se pensate per esempio di installarla in una casa in montagna all'aperto, e allora mettete il pannellino solare e siete sicuri che rimarrà carica praticamente a vita. È bello anche il colore, c'è disponibile sia bianca che nera, vi consiglio ovviamente di scegliere il colore in base allo spazio in cui la monterete, in quanto potrebbe essere vitale il fatto di renderla mimetica e non farla vedere eventuali malintenzionati. Costa circa 110 euro e secondo me vale tutti i soldi che costa, proprio perché è un prodottino interessante dalle buone capacità. Vi lascio il link qui sotto nella descrizione nel caso foste interessati, insieme anche al pannello solare. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!